Ciao a tutte ragazze, in questo video volevo farvi vedere gli ultimi acquistini di make-up che ho effettuato. Allora, volevo partire da questo fondotinta della Urban Decay che è il Naked. In realtà c'è tutta una storia dietro perché ho avuto da quest'estate, sto soffrendo di praticamente un'allergia a qualche componente presente nel fondotinta, nella BB cream, che mi ha causato tutta un'irritazione della pelle. Mi sono comparse praticamente bollicine e brufoletti di cui io non ho mai sofferto e purtroppo tuttora ci sto ancora soffrendo. Ho notato che praticamente la mia pelle è come se il pH della mia pelle si è in qualche modo rovinato e quindi quando utilizzo dei prodotti nuovi che hanno magari dei componenti che sono particolari mi ritorna tutto questo sfogo. Purtroppo quando ho acquistato questo fondotinta Naked mi ha dato lo stesso problema, nel senso che appena l'ho messo 2 o 3 giorni dopo mi si è tutto riformato questo sfogo e quindi ho dovuto smetterlo subito. Ora non so, ho provato anche a chiedere alla commessa della profumeria in cui l'ho comprato e mi ha detto che sicuramente io sono allergica a qualche componente presente nel fondotinta e nella BB cream. Sicuramente ho una pelle molto delicata e quindi niente, sto facendo una cura, cioè sto utilizzando delle creme apposite della Roche. Aspettate, mi sta finendo la batteria e ricarico il video. Rieccomi qua. Quindi vi stavo dicendo che nel mio caso purtroppo ho avuto un esito negativo, quindi io l'ho dovuto accantonare, non sto utilizzando niente in questo momento, sto solo mettendo il correttore e a volte sto utilizzando un campioncino del fondotinta della Clinique che in realtà non mi ha mai dato nessun problema, quindi proverò poi più in là ad utilizzare proprio il fondotinta pieno della Clinique e vi farò sapere. Quindi purtroppo il Naked per me nel mio caso ha avuto un esito negativo. In realtà vi devo dire che le applicazioni, quelle 2 o 3 volte che l'ho portato, aveva un effetto bellissimo sulla pelle, mi rendeva la pelle come di porcellana, veramente era stupenda, però purtroppo io non lo posso utilizzare, quindi niente, rimarrà lì. Poi altri acquistini che ho effettuato sono, ho comprato da Sephora una confezione della Lancôme in cui c'era il mascara, questo nuovo, della Hypnose Star con tutti i glitterini sotto. C'era poi la matita nera, sempre della Lancôme, e lo struccante piccolino che in realtà è disperso, non riesco a trovarlo, sicuramente qualcuno me l'ha nascosto. E quindi niente, adesso non ve lo faccio vedere. Comunque era un campioncino piccolino così della Lancôme, per struccare gli occhi. Il mascara devo dire che è bellissimo, io avevo già provato i campioncini piccolini che davano con una rivista, mi pare con Elle, tempo fa e mi ero innamorata e quindi avevo visto questa confezione a 28 euro e ho pensato di prenderla anche perché comunque c'era il mascara più la matita e un campioncino mini di struccante per occhi, quindi mi sembrava un buon affare. Che poi vabbè, vendevano il mascara da solo uguale allo stesso prezzo di questa confezione a tre, quindi in realtà non ho capito perché hanno fatto lo stesso prezzo, però alla fine io l'ho preso comunque ho preso comunque la confezione perché era più redditizia. Questo è il mascara, ma penso che comunque lo conosciate, che è fatto in questo modo con tipo a piramide. Nel mio caso è molto buono perché mi prende tutte le ciglia e me le allunga, quindi veramente lo adoro. La matita è quella classica, della Lancôme, solo in formato piccolino. Poi, ho comprato poi questo ombretto della Pupa, sì, della Pupa. Buonanotte, le matite che vi faccio vedere dopo sono della Pupa, questo ombretto della Kiko, che sono queste wet and dry, è molto bello ed è praticamente sul bronzo. Vediamo se riesco a farvelo vedere.
Spero che si veda, comunque è molto molto bello. E da tutti questi glitterini che danno comunque un effetto molto particolare e mi piace. Poi sono andata invece l'altro giorno all'outlet e ho preso queste due matitine della Pupa, sempre una nera e il Kajal per gli occhi, semplicemente. E poi ho preso la 500 Color Shine Eyeliner, sempre della Pupa, che era della collezione, mi pare, invernale dell'anno scorso. Ed ho preso questa di colore blu. Aspettate, eccola qua. Anche perché io ho comprato tempo fa un ombretto della Chanel grigio e mi piaceva metterci, accostarci una matita comunque di questo colore sul blu. E niente, questi sono tutti i miei acquistini. Io vi saluto, vi mando un bacione. Presto caricherò un altro video in cui faccio vedere le ultime creazioni. E vi saluto a tutto. Ciao ciao!